platea. Non posso ringraziare i presenti. Intanto vi ringrazio ad uno e ad uno vorrei poter. Non va. Ad uno vorrei poter stringere la mano e conoscervi, perché alla mia età vedere che tanta gente aspettava noi è una cosa, guardate, emozionante tanto, perché appartengo ad un'altra epoca. Però vi ringrazio tanto tanto, vi voglio tanto bene, siete gli amici che mi accompagneranno andando avanti, perché quando saranno i momenti duri, un po' tristi, un po' così, che vengono un po' a tutti, compresa me, e penserò a tutti voi, ecco, perché io spero che queste luci mi facciano vedere, si abbassino e posso vedere di più, perché vedere i vostri volti, i vostri sguardi. Comunque vi ringrazio. Ecco, e con questo spontaneo ringraziamento iniziale. Allora, Isa, io mi posso permettere di darti del tu, perché prima veramente ci siamo scambiati delle cose, abbiamo scoperto tante cose interessanti. Però questo rapporto con Piano di Sorrento, cerchiamo di chiarirlo subito, perché lui è nato a Sant'Agnello, anche se si dice Sorrento. Però poi dopo, primo di sei figli, arrivata al quarto figlio, la nonna decise di cercare una casa più grande e il nonno la trovò a Sorrento. A Sorrento di fronte al cinema, quello moderno, teatro moderno all'epoca. Armida. Ah, Sorrento e Sirene, a Piano di Sorrento nel teatro moderno. Sirene a Sorrento all'epoca, che però è l'Armida. No, così si chiama Armida, proprio di fronte a casa. Così. No, c'è la lapide di mio padre. Però lui veniva a Piano di Sorrento. Però la nonna voleva che studiassero due e prendessero due pezzi di carta. E quindi ogni figlio ha dovuto scegliere uno strumento, una forma d'arte e uno studio serio, perché per la nonna era quello lo studio serio. E lo studio serio che fece a Piano fu di prendersi la licenza dal liceo nautico. Istituto Nino Bixio, istituto, quindi Salvo ed Esposito ha frequentato l'istituto nautico. Infatti, Nino Bixio. Ma perché poi nautico? Perché il nautico poi? È perché lui, a parte che era amante del mare. Era padrone del mare, dice Piero Gargano. E questo, solo questo vuole un applauso, però per consentitemi. Così. C'è il microfono, no? C'è il microfono pure. Vi assicuro che quando ho fatto la prima ricorrenza a mio padre di una mostra, telefonai al Nino Bixio dicendo: io sono la figlia di Salvo ed Esposito che ha studiato e si è diplomato nel vostro liceo nautico, se per favore mi potete mandare qualche rappresentante. Venne il preside in persona e disse che erano andati a vedere intorno agli anni in cui aveva studiato, e infatti era vero quello che avevo detto. Ma si è pure diplomato, ma che ha fatto poi? Dico, poi si è dedicato a altre cose, perché quello lo faceva per accontentare sua madre. Per accontentare suo padre, invece, ha incominciato a studiare pianoforte, molto piccolo. Infatti, all'età di 8 anni, sostituiva il padre quando si rappresentavano i film muti al teatro, al cinema Tasso. E quindi era contento di vedersi il film, si lasciava emozionare e improvvisava, e la gente lo applaudiva. Così a 8 anni è cominciato mio padre. E adesso lo applaude lo stesso la gente con un altro pezzo di Raffaello Converso. Noi andiamo avanti così, non ti preoccupare. E ogni tanto, e Campane Napoletane, che ti ricorda questo pezzo? E Campane Napoletane mi ricorda la guerra, perché ogni volta che sentivo le campane papà piangeva, in quanto durante la guerra inizialmente erano le campane che avvertivano, poi vennero queste sirene che facevano o 5 suoni, no, suoni. Aspetta, sbagliato, papà che... è andato in guerra, però papà sì. Tra un pianoforte e l'altro ha fatto la guerra, questo sì, diciamo. Sì, è stato richiamato in pieno 1940, appena scoppiato. Anzi, vi dirò un po' prima, perché ha partecipato per primo, è stato richiamato quando c'è stata la guerra in Grecia. Ecco, dopo sentiremo anche Piero Gargano anche su queste cose qui. Allora, questo è un brano di Nisa d'Esposito. Thank you.
Suonate campana, spezzate il fumo, scettate sta città. E Piero Rotti a peste di guaiuno, ognuno può cantare. Briachi musica, gente cammina, pensa a ridere, pensa a passare. E nessuno scommette conosce sti campani che sente suonare. Su campana do 500, fatta all'epoca di Spagnola. Su campana bruciati sole, su campana di felicità. Si ricordano Masaniella, Columbrina e Pulla Cenella, e Baiasse e Nanzo Castiella, che ballavano a tarantella. Hanno visto Cimarosa, Goppo Cembala improvvisà, si ricordano ogni cosa, brutto bella sta città. Sti campana napoletana, so campane felicità. Fatica da sentire campani sposi, non va fermate più. Ogni balcone nasce un po' di rose sul tasto cielo blu. A Pusilla la coppa infrascata ed un suono che viene e che va. A commenza la prima mattina e che allegro ogni cuore sa fa. Sue campane non ci cucente, sue campane di Maranara, mo ricordo il giorno amaro, buona lenta che va spussata, pure sotto il bombardamento, mentre Napoli s'abbruciava, scampagnava allegramente, che lo suono ci confortava. Hanno viste marrucchina, goppo bomba rapassia, carra armata in te giardina, tutte bene sta città.